fa che vediamo il tuo amore. Signore, ascolta, Padre, rivela, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdono. Fa che vediamo il tuo amore. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore. Preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. O buon pastore, tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta, perdona ancora, compieta infinita. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Come te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Christe,
crediamo. O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo, e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlammita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono tutti qui i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore mio pastore, non manco di nulla.
dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce, ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato».
Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Gli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Quarta domenica di Quaresima,
denominata Domenica Letare, ossia Domenica della Gioia. E perché Domenica della Gioia? Perché siamo vicini alla Pasqua e quindi siamo chiamati già a pregustare questa letizia della Pasqua ormai vicina. E questa domenica è contraddistinta anche dalla casula color rosa, proprio per indicare questa gioia della vicinanza della Pasqua. E in questa domenica siamo chiamati a meditare dal Vangelo di Giovanni il bellissimo racconto del cieco nato. Una storia, un dramma di quest'uomo cieco dalla nascita che grazie a Gesù viene illuminato, riacquista la vista, non soltanto la vista materiale, ma anche e soprattutto, cosa importante, riacquista la vista spirituale, riacquista la fede. È un cammino di fede che fa questo cieco per tornare a vedere veramente, per tornare a vedere in profondità. Ecco allora che vediamo questo contrasto tra tenebre, buio e luce. E poi allo stesso tempo vediamo quelli che sono i dissidi tra i farisei, che non sono certo contenti perché il cieco ha riacquistato la vista, ma si fermano nel legalismo. Ha fatto questo di sabato, quindi è un peccatore. E allora poi alla fine del racconto i ciechi sono veramente i farisei. Loro che credevano di vedere invece sono più ciechi di tutti. E allora ecco il tema della luce, che nella Sacra Scrittura è sempre presente. La luce nell'Antico Testamento è identificata con la Torah, con la legge, luce delle nazioni. E poi il servo sofferente, colui che è venuto per ridare la vista ai ciechi, per togliere dal carcere coloro che erano prigionieri, che stavano nell'ombra di morte. E vediamo Gesù, luce che illumina ogni uomo, che esce dalla sinagoga e vede quest'uomo. Interessante, Giovanni sottolinea, vede. Gesù vede per primo questo mendicante. È un vedere molto profondo, un vedere nel cuore di quest'uomo, nel buio, nel dramma in cui si trova. Vede in profondità. Gesù si accorge per primo di lui, si avvicina, si fa prossimo a quest'uomo. Lo tocca. Vediamo il gesto di queste mani che prende del fango, ci sputa sopra e spalma questo fango negli occhi e poi gli dice va nella piscina di Siloe a lavarti e lui poi ci vede. Interessante questo gesto di Gesù. Avrebbe potuto benissimo con la sola parola dire abbi la vista e invece no. Fa tutta questa, diciamo tra virgolette, liturgia. Ecco che siamo un po' anche noi come questo cieco nato. E Gesù si china, si sporca le mani, ci mette del suo. Pensiamo anche noi a questo fango, che può essere il fango della nostra vita, tante volte fangosa per via del peccato, delle nostre infermità, del nostro essere lontani dal Signore. Ecco però Gesù ci vede per primo e si china davanti a noi, si sporca le mani, ci mette del suo, la saliva. Quale significato ha questa saliva di Gesù? Rimanda
alla vita. Un aspetto molto importante, simbolico, che Giovanni mette in evidenza nel gesto di Gesù. La saliva di Gesù è qualcosa che gli appartiene, è vita. E allora ecco che la vita di Gesù si mescola con la nostra, con il fango della nostra vita. E grazie a Gesù che veniamo illuminati. I nostri occhi si aprono. E allora anche noi, come il cieco nato nel nostro cammino di fede, arriviamo a dire: credo, Signore. Credo, Signore. Un passaggio, un cammino, a volte lungo, continuo, che dura per tutta la vita. Dobbiamo sempre chiedere al Signore la grazia di mantenerci in questa luce. In questa luce che il Signore dà a ciascuno di voi, di noi. E allora anche noi, un po' come i farisei, dobbiamo dire: siamo ciechi anche noi, Signore. Ecco, allora la nostra preghiera deve essere questa. Sì, Signore, noi siamo ciechi, ma con la Tua grazia abbiamo la Tua luce, perché senza di Te rimaniamo nel buio delle tenebre, come ci dice San Paolo. Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Dobbiamo fare questo cammino dalla tenebra alla luce, ogni giorno. È il cammino della conversione. E per essere nella luce, ecco, San Paolo ci dà questi strumenti: bontà, giustizia e verità. E allora ecco, in questo cammino quaresimale chiediamo al Signore veramente di donarci un cuore rinnovato, una vista rinnovata per andare in profondità. Perché il Signore non guarda tanto all'aspetto, abbiamo ascoltato anche nella prima lettura in cui dice: l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Ecco questo sguardo di Dio su ciascuno di noi, uno sguardo che non è superficiale ma che va in profondità. E allora se noi ci lasciamo guardare dal Signore, ecco che Lui ci trasforma interiormente, ci plasma, ci dona un cuore nuovo. Come dice il profeta Ezechiele: toglimi il cuore di pietra e mettimi un cuore di carne, un cuore rinnovato. Allora sia questa la nostra preghiera per il nostro cammino che ci sta portando alla Pasqua. Possiamo veramente sperimentare questa gioia che il Signore ci dona, la gioia di una vita nuova, di uno sguardo nuovo. Possa il nostro sguardo essere come quello di Gesù, uno sguardo profondo. E lo dobbiamo chiedere nella preghiera, perché soltanto con la Sua grazia possiamo camminare nella Sua luce. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i pastori della Chiesa, chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i missionari martiri, che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per quanti si sentono abbandonati, stanchi e senza coraggio, e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per noi battezzati, che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati a essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera e sii luce nel nostro cammino. La tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di rigenerazione gli schiavi dell'antico peccato, per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra ti adorano, intonando il cantico nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua lode. Sanctus, Sanctus. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i nostri santi padri Benedetto e Giovanni Gualberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare Ugo e Irma, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince il peccato, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la gioia che vince l'angoscia, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra, gloria, gloria, cantiamo al Signore.
speranza di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della Tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla Tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi è il 19 di marzo, vogliamo allora ricordare anche nella preghiera tutti i papà, li mettiamo sotto la custodia di San Giuseppe perché possano sempre vedere in San Giuseppe un modello di vita e di paternità. Ricordiamo oggi, essendo domenica, la solennità di San Giuseppe trasferita a domani, quindi domani è la solennità di San Giuseppe. Il Signore sia con voi. Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo e concedi loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Una buona domenica a tutti voi.